Sport festeggia oggi questa promozione in Serie C, che poi è stata anche una doppia promozione, quindi in due stagioni dall'eccellenza ai professionisti. E oggi in realtà si festeggia lo sport, diciamo, l'agonismo, la volontà di crederci, e, come dire, un percorso di chi ci ha voluto investire e di crederci, per cui in due anni siamo tornati nella polvere e ritornati sugli altari, per cui oggi è la festa dello sport in generale, di questi ragazzi giovani della squadra che sono qui vicino a noi, e noi siamo felicissimi di dare il nostro contributo. Siamo passati, parlo ovviamente dello spirito e anche della forma mentale, dello status mentale dei tifosi, si è passati dallo sconforto al grande entusiasmo che è tornato quest'anno per il ritorno in Serie C. Ma se c'è un merito che questa piazza ha è di credere evidentemente nella squadra. Io nella mia esperienza, nella mia carriera, ho conosciuto pochi contesti in cui evidentemente l'uditorio, i tifosi credessero così tanto in un progetto, in una squadra, e questo non può che fare la differenza. In due anni siamo, ripeto, ritornati dalla polvere alla Serie C, che è un risultato enorme, e c'è una platea di sostenitori che non finisce mai. L'Avitas è stata vicina alla squadra di questa città anche nella precedente avventura, durante la quale si riuscì a salire tra i professionisti, e lo è stata anche quest'anno, dando una grossa mano, un grosso supporto a questa nuova società. Noi ci crediamo, crediamo nella squadra, crediamo nel progetto, e riteniamo che questo sia, come dire, solo l'inizio per le informazioni a nostra disposizione, per cui daremo il nostro supporto per tutto quello che potrà avvenire in futuro. Sono tutti,